del Signore e disponendoci ad accogliere la sua presenza vivente in mezzo a noi e nelle nostre vite. Nostro Dio, ci riuniamo nel tuo nome, sapendo che spesso viviamo fuori sincronia rispetto al suono armonioso del tuo amore per noi. Riallinea il battito dei nostri cuori con la verità della tua parola. Guida i nostri pensieri con la tua saggezza, affinché il suono della nostra fede si unisca a quello della tua speranza. Benedici questo culto nel nome di Gesù Cristo. Amen. Leggiamo dal Salmo 147, versetti da 1 a 7. Lodate il Signore perché cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché cosa dolce la lode si addice a Lui. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Egli conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Grande è il nostro Signore, è immenso il suo potere, la sua intelligenza è infinita. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio. Amen. Raccogliamoci in preghiera. Il tuo amore, o Dio, ci sorprende e ci fa sentire amati. La tua fedeltà non è vincolata da chi amiamo. La tua giustizia è ferma, ma anche fluida, come il volto mutevole della nostra vita. La tua grazia cerca di irrompere nel mondo per eliminare ogni oppressione. Tu, o Dio, hai creato l'umanità con un respiro creativo. Lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, eterosessuali, asessuati, binari e non binari. Ci ami e ci nutri tutti. Permettici di onorare e celebrare le nostre vite. In te troviamo rifugio e forza, ispirazione e coraggio. Nell'abbondanza del tuo spirito dai te stesso a tutti noi, perché in te è la fonte della vita. In te troviamo amore, accoglienza e rinnovamento. Amen. E uniamo ora le nostre voci nel canto dell'inno 51. Lungo i rivi che ti ombrosi, il suo gregge in Dio conduce, e nei verdi paschi erbosi a giacere poi l'adduce, nel suo nome per amore il cor mio riposo avrà. Il Signore, il mio pastore, nulla mai mi mancherà. Salirà e con me il consolatore la mia vita salverà. Il Signore, il mio pastore, nulla mai mi mancherà. La tua
davanti ai tuoi beni in abbondanza, la mia coppa è traboccante, o Signore d'esultanza. Chi fedele il buon pastore sulla terra seguirà, nella casa del Signore lunghi giorni abiterà. Il Signore, il mio pastore, nulla mai mi mancherà. La parola di Gesù Cristo ci interroga la nostra vita di fede. E vogliamo ascoltare un brano dall'Evangelo di Luca. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni che lo spogliarono e ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Ora per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, lo vide ma passò oltre, dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide ma passò oltre, dal lato opposto. Un samaritano che era in viaggio, passando di là, lo vide e ne ebbe pietà. Raccogliamoci in preghiera. Prima una preghiera personale e poi pregheremo insieme. Nostro Dio, sappiamo che attraverso la grazia perdoni i nostri peccati e vorremmo offrire a nostra volta il perdono. Ma troviamo difficile seguire l'esempio di tuo figlio Gesù Cristo nella vita quotidiana. Aiutaci a accogliere chi incontriamo, a resistere alla tentazione di diventare indifferenti. Insegnaci a soccorrere le persone che vivono nel dolore, nel rifiuto per ciò che sono e che vengono continuamente disprezzate e ferite. Aiutaci a praticare la riconciliazione e aiutaci anche a perdonare noi stessi per le nostre mancanze, per le quali sappiamo che ci hai già perdonati. Nostro Signore, asciuga le nostre lacrime. Offrici la possibilità di cambiare segno alla nostra vita. Rimanici accanto con il tuo amore. Amen. Ascoltate, sorelle e fratelli, l'annuncio della grazia di Dio. Dove è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Fratelli e sorelle, amiche e amici, Dio ci ha liberati dal nostro peccato. Il suo Spirito ci rende partecipe della grazia che ci accompagna ora e sempre in Cristo Gesù. Amen. Crediamo nella tenerezza di Dio che diventa solidarietà in Gesù di Nazareth e compagna di viaggio attraverso lo Spirito Santo. Affermiamo la nostra fede e rinnoviamo la nostra speranza anche in questi tempi di incertezza, perché abbiamo ascoltato l'annuncio della tua parola, che ci ha promesso una vita sostenuta da te e la liberazione da ogni pregiudizio. Tu sei vita e risurrezione, sei la nostra forza nei momenti di afflizione, sei la nostra luce amica che ci salva dalla paura di affermare positivamente chi siamo. Ci riconosciamo assetate e assetati di abbracci e affamate e affamate di incontri, desiderosi di comunioni ormai lontane, ma confessiamo che in Dio non temiamo nulla, né ci scoraggiamo,
e che aspetteremo con pazienza e fiducia il tempo dello sguardo e del tavolo condiviso. Crediamo nelle reti costruite con amore da coloro che ci sostengono e nelle parole che attraversano le distanze e nella lontana vicinanza delle persone care. E vediamo anche lì dei lampi di grazia divina. Crediamo nei giorni di luce che verranno, nei quali saremo liberi e libere, definitivamente, dalle offese e dalle paure. E lo affermiamo perché abbiamo conosciuto chi è venuto per darci la vita, per condividere con noi la buona terra, per indicarci l'orizzonte della pienezza, per abbracciarci nelle nostre pene. Per darci conforto nei momenti di afflizione, per concederci nuove opportunità, per superare ogni ingiustizia e per restituirci la piena possibilità di amare e di essere amate e amati. Amen. Amen. Preghiamo. Noi ti ringraziamo, o Dio, la tua parola ci giudica e ci assolve, ci mette di fronte alla realtà e ci libera dall'angoscia, desta in noi inquietudine e ci dona nuova fiducia. Ti preghiamo, fa che quella parola possa radicarsi e crescere, fiorire e maturare e portare frutto in noi. In quest'epoca di sapienza, o Signore, fa che non diventiamo stolti. Non permettere che la tua parola venga ammutolita dalla vuota parola umana. In quest'epoca di indifferenza, fa ardere i nostri cuori e fa dimorare nell'amore coloro che pronunciano il tuo nome. In quest'epoca di stanchezza, Signore, dona potenza per compiere nuove opere. E dove il nostro cuore si scoraggia, sii tu la nostra forza. O Dio, attendiamo la tua parola. Per Cristo, nostro unico Signore. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio leggendo dalla lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 13, i versetti 8 a 10. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. O Dio, santificaci nella verità. La tua parola è verità. Amen. Care sorelle e cari fratelli, in questo 17 maggio 2021 la breve meditazione riguarderà il versetto 8 del capitolo 13 della lettera di Paolo ai Romani. Non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi reciprocamente. È stato detto e scritto tanto su questo versetto che può essere considerato il cardine dell'annuncio del Vangelo in Paolo. Vediamo dunque però come collocarlo nel contesto di tutto il capitolo 13. Nei primi versetti Paolo affronta i temi dei rapporti tra lo Stato e i credenti, argomento troppo spesso usato da un cristianesimo superficiale e conformista e che tende a rendersi servo del potere, soprattutto in situazioni dittatoriali, e che dimentica che se l'obbedienza impegna la coscienza, allora diventa possibile obiettare a leggi ingiuste, essendo però consapevoli che trasgredirle potrebbe portare a pesanti conseguenze. Quindi bisogna prendersene tutte le responsabilità e sapere che si può andare incontro a grossi guai. Paolo nel versetto 7 conclude con l'invito: rendete a ciascuno quel che gli è dovuto. E dunque non avere alcun debito. L'apostolo
riparte proprio da qui, per riaffermare il tema dell'amore che aveva già trattato ampiamente nel capitolo 12. Ma mentre in quel capitolo si parlava dell'amore fraterno all'interno delle comunità cristiane, qui il campo si allarga, diventa più inclusivo. L'amore si estende all'altro. Al versetto 8 è scritto: chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Chi ama l'altro, non chi ama il simile. Paolo sta parlando dell'esercizio dell'amore in un contesto di società civile, dove l'altro è il differente, è il non simile. L'altro è il diverso, l'altro è il pagano, l'altro è il pubblicano. E attualizzando, è la persona discriminata per il suo essere non conforme, essere non conforme alle convenzioni imposte. L'altro è la persona out, la persona fuori, la persona che scompagina e propone nuovi modelli di gestione del proprio corpo, della propria spiritualità. L'altro è la persona queer. Dunque, il prossimo da amare è l'altro, non quello che rientra nei nostri schemi, nei nostri pregiudizi. Allora diventa fondamentale gettare via il concetto di amore come espressione di mero sentimentalismo o emozione. Nel momento in cui affermiamo che Dio ci ama, non vogliamo dire che prova dentro di sé un tenero sentimento da carezza sulla testa, da pacca sulle spalle o da sorriso bonario. Sappiamo che Dio ci ama per il fatto che si è incarnato ed ha donato il Figlio una parte di sé per la nostra salvezza. Dunque, in Paolo e in tutto il Nuovo Testamento, l'amore non è incentrato sulle emozioni, bensì sulle azioni. Amare vuol dire promuovere attivamente il bene dell'altro e dell'altra. Amare il proprio nemico non significa in primo luogo modificare i propri sentimenti che proviamo per lui, ma significa cercare di fare il bene di quella persona, senza tener conto di quelli che potrebbero essere i nostri sentimenti personali nei suoi confronti. L'amore agisce per il bene dell'altro e dell'altra. Quando Paolo parla di amore, intende questo tipo di amore. È questo l'amore che adempie pienamente la legge. L'apostolo vuol dire che un amore di questo tipo implica che debbono cessare le azioni che danneggiano l'altra persona, che negano la realizzazione dell'altra persona, che discriminano. Questo tipo di amore deve fare il bene, deve mettere in grado di far realizzare la persona in tutti i suoi aspetti, e sottolineo tutti, senza imporre schemi predefiniti riguardo ai ruoli di genere, all'espressione della propria sessualità, alle decisioni di chi e come amare, riguardo a quale tipo di famiglia realizzare. Troppo spesso noi credenti, con un atteggiamento paternalistico e patriarcale, ci siamo arrogati il diritto e il potere di decidere cosa fosse bene o male, cosa fosse il bene per un uomo o per una donna. Troppo spesso conosciamo quali siano le giuste cose, troppo spesso abbiamo discriminato in base ai nostri pregiudizi, alle nostre norme, ritenendole uniche e valide, considerate come se fossero dettate dall'alto. Delle norme statiche, ferme, così sono e così devono e dovranno sempre essere. E troppo spesso
ci siamo considerati sante e santi, dimenticando che siamo invece anche tutte e tutti peccatori e peccatrici. Un esempio per tutti di questo pseudo amore paternalista, eterosessista, maschilista? Bene, è lo pseudo amore che ha sottoposto le persone omosessuali alle cosiddette terapie riparative, imponendo con la violenza la repressione, la discriminazione e soprattutto impedendo la realizzazione della persona per quello che è e per quello che vale, e creando infelicità. Un'ultima considerazione. Occorre essere coscienti del fatto che questo amore, come adempimento della legge, non può essere statico, ma deve essere in continuo processo. Un processo che non termina mai. Il testo paulino parla dell'agape, dell'amore in senso divino, ed allora, se non dobbiamo avere altro debito, resta il fatto che nel campo dell'amore avremo sempre qualche debito, perché il nostro amore verso gli altri e le altre non è che una risposta mai completa e mai completata all'amore che Dio ha manifestato verso di noi. Amen. Vogliamo unire le nostre voci al canto dell'inno 47. Vogliamo raccoglierci in preghiera. Nostro Dio, vogliamo pregarti per coloro che ricoprono posizioni di potere. Ti chiediamo di benedirli e benedirle con la saggezza affinché nascano delle leggi capaci di diventare azioni in grado di tutelare ogni creatura che abita la tua terra. Ricordiamo coloro che sono ancora oggi perseguitate e perseguitati, uccise e uccisi, a causa delle loro scelte di amore. Ti preghiamo per chi vive sotto il controllo di regimi oppressivi e le cui scelte nella vita sono limitate. Aiutaci ad abbattere i sistemi culturali e sociali che disumanizzano le persone gay, lesbiche, trans, queer, asessuate, non binarie. Rendi ciascuna e ciascuno di loro parte del tuo regno di giustizia. Preghiamo per coloro le cui vite sono state distrutte dall'odio, dall'ingiusta condanna, dalla morte prematura a causa del loro orientamento sessuale. Confortali con la tua presenza e aiutaci a stare con loro nel loro dolore e nella loro rinascita. Preghiamo per noi stesse, per noi stessi. Aiutaci a seguire le tue orme. Riempi i nostri pensieri di pace
e le nostre giornate di amore. Lasciaci intuire i doni della tua giustizia e offrici la saggezza per capire ciò che conta e l'intraprendenza di cercare la bellezza, la speranza e l'amore ovunque possiamo trovarli. Permettici di dirti ogni giorno della nostra vita, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Accogliamo la benedizione. Dio benedica gli angoli delle nostre case, benedica il focolare, la mensa e ogni luogo di riposo e la nostra porta quando si spalanca per accogliere qualcuna e qualcuno come un familiare. Benedetta ogni finestra che fa entrare la luce delle stelle e benedetto il tetto sopra di noi e ogni parete che ci circonda. La pace di Dio, di Cristo, dello Spirito Santo, sia soprattutto e su tutte e tutti noi. Amen.